Laura Falqui, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta, anzi bentornata qui nel nostro posto delle parole per raccontare ancora una volta di arte, ma l'arte che racconteremo in questa seppur breve conversazione è un'arte che riesce a toccare l'invisibile, ma ci spiegherà poi Laura Falqui con le sue parole profondamente a conoscenza di questa materia e con passione e competenza. Laura Falqui è autrice del libro Il tocco dell'invisibile. La grafite di Edward Burne-Jones, il libro è pubblicato da Succede Oggi. E in questo piccolo ma profondo libro abbiamo uno squarcio sul mondo dell'arte di quest'ultimo preraffaellita, che per la verità io non conoscevo ed è molto bello dire non conoscevo qualcosa o qualcuno e l'ho scoperto attraverso questa lettura. Laura Falqui ci permette di fare questa straordinaria conoscenza. Ricordo che la nostra ospite Laura Falqui si occupa di arti visive, di cinema, di teatro, ha pubblicato diversi libri, alcuni dei quali li abbiamo anche raccontati qui nel nostro posto delle parole. Lei nel 2017, Laura Falqui, ha pubblicato da Mimesis il libro La sostanza nascosta, il silenzio nella pittura. E in Sì. sostanza anticipava anche un po' questo tocco dell'invisibile, no? L'invisibile, ciò che è nascosto, ciò che è silenzioso nella pittura come nell'arte e in altri ambiti, ovviamente. Ma prima di entrare in questi argomenti, Laura Falqui, ci vuole raccontare chi era Edward Burne-Jones? Certo. Comunque ha detto benissimo, approvo questa relazione con la sostanza nascosta, perché in effetti è vero, c'è una parentela tra i due libri. Allora, chi era Burne-Jones? Burne-Jones è un preraffaellita di seconda generazione, così si dice, perché la prima è quella che è la PRB, la Pre-Raphaelite Brotherhood, che nasce nel 1848 ad opera dei tre fondatori, John Everett Millais, William Holman Hunt e soprattutto Dante Gabriel Rossetti. Erano dei ragazzi di 20 anni allora, circa, no? Invece Edward Jones è nato nel 1933, quindi è un po' più giovane di loro, è un po', scusate, scusi, sì, un po' più giovane di loro, circa 5 anni, e però porta con sé, essendo stato educato ad Oxford, dove incontra anche William Morris, che è il suo grande amico e compagno di strada e produttore di straordinarie opere artigianali assieme a Edward Burne-Jones. Dicevo, ad Oxford lui ha una preparazione profondissima, di grandissima cultura. Lui voleva essere un teologo, ma poi incontrando Rossetti e leggendo le opere di John Ruskin ha come una folgorazione, e anche Morris ha questa folgorazione, e decidono invece di diventare così pastori anglicani, di diventare invece artisti, pittori. Soprattutto Burne-Jones è un grande pittore. William Morris è invece più un decoratore, architetto e artigiano dei tessuti, delle stoffe e così via. Insieme hanno fatto cose meravigliose, hanno rivestito le chiese di vetrofanie stupende, mi scusi, e altre cose. E quindi Burne-Jones ha una formazione culturale da autodidatta. Ha disegnato per tutta la vita, come dico anche nel libro, no? Questo alfeo, quello che chiamo un fiume segreto, un fiume sotterraneo che attraversa tutta la sua vita. Ed ha una cultura molto variegata, sia di tipo classico che di tipo letterario, poetico e religioso. Questo fa di lui un preraffaellita che invece di volgersi alla luminosità, alla radiosità del sole sulla natura, per una riproduzione fedele, come congelata, degli elementi della natura e anche degli esseri umani, fa invece un'operazione di revivalismo medievalista puro.
nel senso che va a riprendere le leggende, le fiabe, i miti anche greci, ma anche tutti i miti del Graal legati alla tavola rotonda, per creare quello che io ho definito un mondo contiguo. Ecco, il mondo contiguo è poi qualcosa che riguarda, a mio parere, appunto proprio il corpus dei disegni, perché i disegni di Burne Jones, affiancati alla sua pittura così sontuosa, delicata, al tempo stesso straordinariamente variopinta, vorrei dire, e però chiusa nella camera della mente, così come anche i disegni d'altronde, dove la natura nasce in una come dentro un atelier, lo si vede abbastanza spesso, e anche i paesaggi che lui fa sono paesaggi tutti mentali, tutti nati da un'immaginazione. Il teatro della mente che ci sta raccontando Laura Falqui è qualcosa che ci pone questo artista, Edward Burne Jones, artista dell'Ottocento, in una condizione quasi contemporanea, perché ciò che lei ci ha detto poco fa è qualcosa di fortemente moderno. Cosa ne pensa? Ah, certamente, certamente, è eterno, esatto, ha detto eterno, no? Moderno, eh? E anche eterno, moderno, per certi aspetti, sì. Certo. Sì, no, è eterno perché il tempo non esiste, quindi è un tempo ideale, di un ideale passato che possiamo però immaginare come un'utopia del futuro, e in questo senso diventa moderno. Cioè la modernità di Burne Jones sta, a mio parere, in due elementi. Uno è il fatto proprio dello spirito utopistico, no? Per cui l'antichità diviene futuro, e questo è un tema tipicamente revivalista. Dall'altra parte, io credo che oggi guardare Burne Jones e studiarlo e osservarlo, ma contemplarlo proprio, ecco, riprendiamo il tema della contemplazione, che oggi è schiacciato da tutto quello che ci circonda, dal chiasso assordante delle immagini che ci circondano. E in che modo noi possiamo entrare con l'arte di Edward Burne Jones nella coniugazione del verbo contemplare, Laura Falqui? Beh, allora, vorrei citare un pezzettino, se lei permette, del mio libro, dove parlo degli occhi. Prego. Parlo degli occhi delle sue figure. Quindi, che è questo? L'anima del reale nelle sue varie declinazioni. Ecco, Burne Jones parla di questo. Non si dimentichino allora gli occhi, le iridi chiare e profonde, la leggera infossatura dell'orbita, l'arco sopraccigliare sottile a mezzaluna di chi è preso da incanto. Siamo a pagina 43. Quest'occhio osserva e vede oltre ciò che ha di fronte. Ecco, a noi manca questo, la capacità oggi di vedere la modernità, è come se non riuscisse ad attingere a ciò che è al di là della mera visione, diciamo, realistica. Lo spazio è illimitato di una veduta che è a noi negata, ma alla quale possiamo accedere attraverso quello sguardo stesso, lo sguardo dell'occhio disegnato o dipinto. La chiarezza dell'iride suggerisce uno svuotamento, lo smarrimento di chi si è appena addestato, di chi è convalescente dopo essersi lavato nelle febbre, nei sudori notturni, eccetera. Intendo dire che si entra attraverso Burne Jones nello psichismo, ed ecco che qui nasce la contemplazione. La contemplazione, come dire, è attraverso l'attenzione all'opera, allo scrutare i dettagli, all'osservare le curve, le modulazioni, che sono modulazioni anche musicali, che sono racchiuse dentro l'arte di Burne Jones.
La modernità, secondo me, di Ben Jones, non so cosa lei ne pensi, ma secondo me sta proprio in questo recupero, questo metterci di fronte al recupero di una relazione con la nostra interiorità che arriva all'inconscio, perché ci sono immaginazioni che certamente hanno a che fare con lo spirito allora, no, appena nato, freudiano. Tra l'altro Edward Burne Jones, quasi possiamo parlare di autodidatta, perché era veramente uno spirito libero, ma dicendo questo non diciamo un'anarchia dell'arte, no, un'arte che segue un metodo, che segue una disciplina, che segue una ragione fortemente presente, tant'è vero che nella prefazione di Marzia Faletti, la stessa Faletti ci scrive: per la natura soggettiva ideale della sua riflessione artistica, Edward Burne Jones disegnò principalmente alla sua maniera e Laura Falqui ne ha colto lucidamente le ragioni. Qual è una di queste ragioni? Dunque, le ragioni sono quelle del... Aspetti un attimo, che mi ero persa un attimo la sua... quando cita la Marzia... Intanto ho sbagliato nome, Marzia Faietti, il nome Faietti, corretto. Esatto. Ecco, è la chiusura, sono proprio le ultime righe di questa prefazione, sì. Laura Falqui. Ecco, aspetta un attimo, perché, Dio mio, eccomi qua. Ecco, le ragioni, eccole qua. Sì, ecco, lui disegna principalmente la sua maniera, esatto, è la natura soggettiva e ideale della sua riflessione artistica, esatto, il nostro Burne Jones è completamente personale, totalmente, allora, lui ha una enorme massa di riferimenti all'antico, no? E alla pittura prima di Raffaello, se no non sarebbe un pre-raffaellita, anche se arriva a toccare anche Raffaello, come ha messo in luce per esempio Raffaele Milani, autore della postfazione, recentemente nella presentazione che abbiamo fatto del libro all'Archiginnasio pochi giorni fa, e mette in evidenza un'opera di Raffaello, ma è che lui tutto quello che tocca lo trasforma, lo riporta a se stesso continuamente. E questo è un atto fortemente spirituale. Esattamente, certamente, è molto spirituale, molto, per questo è una figura chiusa, una figura che, diciamo, non a caso le sue figure predilette sono l'angelo, la ninfa, e qui faccio un piccolo riferimento ad Abi Warburg, che è il cultore della figura della ninfa, e di Psiche, non a caso, amore e Psiche, anche qui siamo... È una modernità strana quella di Burne Jones, però c'è, perché ad esempio nelle figure in teoria, nelle teorie di figure, come in Golden Stairs, cioè la Scala d'Oro, le Ore, lo Specchio di Venere, le Nozze di Psiche e altre, noi vediamo che è come se fosse una stessa figura scomposta in vari atteggiamenti e modi di camminare, di atteggiarsi e di porsi, no, nello spazio. Ora, questo ricorda inevitabilmente gli esperimenti di Muybridge e Marais sulla cronofotografia, che preludono immediatamente al cinema. D'altronde la pittura ha sempre teso, no, verso il movimento. Vorrei riprendere a chiusura di questa conversazione, sì, Laura Falqui. Ciò, tra le molte, sì, cose che ha detto che ha scritto Raffaele Milani nella nota di chiusura, l'estatica visione di Edward Burne Jones, Raffaele, sì, Milani torna a toccare ciò che lei ha detto all'inizio di questa conversazione parlando del mondo contiguo, vale a dire dell'opera d'arte, no? Passando dalla percezione dell'opera d'arte alla fruizione, vale a dire unire l'occhio dell'artista e quello dell'osservatore, e in questo, esatto, più si scopre ciò che è nascosto, più si eccelle. È questa la cifra distintiva di Burne Jones. Senz'altro.
Senz'altro, senz'altro, proprio il tocco dell'invisibile è proprio andare a toccare quella zona, quel crinale tra concretezza ed evanescenza. Ecco, lui è sempre lì su quel bordo. E guardi, è un bordo molto sensibile, molto pericoloso, ma lui si salva sempre, anzi diciamo questa parola alla cerca del Graal, periglioso, perché naturalmente si cade facilissimamente nel sentimentalismo, nel kitsch, cosa che succede a tanti suoi comprimari, cioè a tanti suoi contemporanei, e lui si salva sempre. E si salva sempre perché tutto questo che abbiamo detto finora, questo andare a cercare le soglie segrete, le soglie invisibili, per portarle impercettibilmente alla vita dello sguardo, anche di chi guarda benissimo, come ha detto Milani e come anch'io cito a un certo punto, dicendo che chi guarda assomma le sue proprie immaginazioni a quelle del pittore in una sorta di viaggio verticale, e che quindi, se pensiamo alla verticalità, pensiamo inevitabilmente alla vita dell'inconscio, quindi ecco di nuovo un elemento di modernità, ma basta, mi sono persa. Ed è facile perdersi, no? Ed è questa una cosa molto importante di fronte a un'opera di Burne Jones, e questo è anche uno dei risultati, no? Dell'alta opera di questo artista. Prima di chiudere questa conversazione, però, vorrei ancora toccare un tema che so che le è molto caro, ne ha scritto anche Raffaele Milani nel suo contributo. Quanto c'è di rinascimentale in Burne Jones? Bene. C'è molto di rinascimentale, c'è soprattutto, diciamo, Botticelli, e ci sono altri pittori, molti altri pittori, perché lui pescava, era un ricercatore accanito di disegni soprattutto, e anche pitture ovviamente, di Mantegna, Botticelli, come ho detto, Filippo Lippi, anche fino ad Andrea del Sarto, Bronzino, questo lo cita anche Faietti se non ricordo male, dunque lui è nutrito di questa visibilità e visualità quattrocentesca. Lui predilige i fiorentini su tutto, tanto che ricrea quello che io ho definito all'inizio un rinascimento insulare, qualcosa di veramente molto inglese, anche, no? E al tempo stesso, però, essendo un fagocitatore che attinge a tutta tanta letteratura, tanta poesia e a tanta pittura, trasforma tutto sempre in qualcosa che rimanda a se stesso. E forse, ecco, oltre a questo sguardo che si sposta verso il cinema, no? Se vogliamo, ma, per esempio, le dico solo questo, che molto tempo fa io avevo un gruppo teatrale assieme a Raffaele Milani e abbiamo fatto alcuni spettacoli ispirandoci proprio alle posture dei dipinti di Burne Jones, proprio perché creando delle sequenze di movimento che in Burne Jones si possono riprodurre veramente con grande fedeltà e con grande risultato di grande eleganza. Le puoi immaginare come sia, come possa essere questo risultato teatrale, e d'altronde il teatro è affine, assolutamente affine al modo di procedere di Burne Jones. Ecco. Ma qui c'è anche un oltre al teatro, che è già di per sé molto importante, c'è anche per ricollegarmi a quello che diceva poco fa lei, a un teatro del cervello, e quindi precorre quasi l'idea della psicanalisi nel suo gesto artistico. Laura Falqui, autrice del libro Il tocco dell'invisibile, la grafite di Edward Burne Jones. Il libro è pubblicato da Succede Oggi ed è un libro curiosissimo, un libro che ci fa scoprire veramente l'arte raccontandocela e poi con il desiderio di andare a vedere, di posare il nostro sguardo e di compiere quel dialogo, attraversare
quel dialogo tra artista e fruitore dell'immagine. Ma prima di salutarci, Laura Falqui, sì, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Aspetti, prima le voglio, cioè direi che, visto quello che ha detto lei, ricordo che si è aperta una mostra sui preraffaelliti a Forlì. Grazie che me la ricorda, perché la racconteremo, ecco, prossimamente. Questo mi sembra veramente un lancio straordinariamente importante. Sì, perché c'è una sala dedicata a Brand Jones veramente molto bella. Cioè, Brand Jones è molto, molto presentato in questa mostra, quindi ci tenevo a dirglielo. Cosa sto leggendo in questo momento? Sto leggendo due o tre libri, come sempre, a parte i libri inerenti al soggetto preferito, perché mi sto riguardando Arte e Rivoluzione Industriale di Klingender, che è un vecchissimo libro, ma molto molto interessante. E in questo momento posso dirle una cosa così sconcertante? Ma certo, con piacere. Sto leggendo Un giallo di Maigret. Maigret e la fitta camera di Simenon, perché sono un'appassionata di letture di gialli classici, non contemporanei. Questo straordinario scrittore Georges de Simenon, di cui io dico sempre scherzosamente, continuerà a scrivere per molti anni, perché Adelphi sta riproponendo veramente tutti quanti i suoi titoli, che sono uno più bello dell'altro. Però si potrebbe dire che i lettori di Maigret si possono dividere in due categorie: chi ama il Simenon Maigret e chi ama il Simenon del Roman Dur, no, per dire. Lei ama Simenon Maigret? Perfetto. Ah, io sì, assolutamente. Ho letto altri romanzi, ma non mi danno il piacere intenso che mi dà mi danno i gialli con Maigret. Sì, Maigret è una figura veramente gigantesca, secondo me. Grazie davvero, Laura Falqui, e buona giornata. Grazie anche a lei, Livio, e a risentirci.